Noi siamo proprio davanti alla scuola, siamo con Carmine Lizza del coordinamento nazionale ANPA, sei geologo e lui aveva da dire la sua proprio su questo dibattito in studio. Carmine, bisogna partire dal terreno, tu mi dicevi, quando si parla di scuole. Assolutamente sì, soprattutto nelle situazioni che stiamo registrando e che abbiamo registrato sul danneggiamento qui ad Amatrice. Quindi non si può fare un ragionamento esclusivamente sulla vulnerabilità degli edifici, sulle norme, che peraltro permettono alcune questioni tipo anche il miglioramento al posto dell'adeguamento, ma dovremmo fare un discorso complessivo su quelle che possono essere state le cause che hanno determinato questa tipologia di danneggiamento. Questo terreno qui, per capire. C'è tutto il centro storico di Amatrice, tra le varie cose che poggia le fondazioni su terreni alluvionali, che ha determinato un'amplificazione sismica di sito molto ben evidente, perché appena si esce dal centro storico, cioè ci spostiamo già nella frazione di San Cipriano, che sono 200 metri più avanti, non registriamo la stessa dinamica. Quindi ci sono degli studi da fare anche per capire quello che è successo, ma soprattutto questi studi andrebbero fatti prima. Oggi siamo nelle condizioni di poter determinare con la sufficiente accuratezza quali possono essere i moti sismici al suolo. Dopodiché si dovrebbe procedere secondo norma, e io aggiungerei secondo coscienza e deontologia, bisognerebbe procedere alla progettazione degli edifici. Okay, molto, molto chiaro. Mi dicevi una cosa sul pavimento, visto che se ne parlava in studio. Un'altra cosa assurda è pavimento riscaldato. Ecco, è un'altra cosa che insomma dovrebbe essere proprio chiarissima. Noi non possiamo intervenire dal punto di vista architettonico, dal punto di vista anche del miglioramento energetico del fabbricato, se non interveniamo prima e soprattutto sulla parte strutturale. Aumentare il valore di un immobile significa aumentare il rischio sismico. Cioè, paradossalmente il lavoro sul pavimento e sul riscaldamento avrebbe aumentato i rischi. Sì, aumenta il rischio, non la pericolosità, il rischio, perché il rischio è dato da una combinazione dove il valore economico degli edifici è fondamentale. Maggiore il valore economico, maggiore il rischio sismico. Grazie.